Buongiorno amici, benvenuti in questo vlog chiacchiericcio. Perché me l'avete richiesto, non in tantissimi, perché ultimamente siete molto dormienti, probabilmente colpa della vostra coda karmica. Comunque, benvenuti in questo video dove oggi Gloria farà delle cose abbastanza noiose, però. Ehi, fa caldo, è estate, mi avete richiesto di parlare di più nei vlog, devo scaldarmi, ok? Perché non sono più abituata a parlare. Tra l'altro non sto facendo neanche delle stories di mantenimento social perché sono un po' piena. Sono al computer e stavo facendo cose a caso, mille pagine aperte, stavo leggendo situazioni, notizie, così. Bevendo il mio caffè freddo. Come state? Vi è piaciuto appunto il silent vlog, che è il vlog l'ultimo? Io sono entrata in un loop pazzesco di video sui vulcani. I don't know. Ma proprio pazzesco, cioè mi sono presa male. Ah, devo fare anche le lavatrici. Cose molto noiose oggi, eh. Però voi avete richiesto questo tipo di video, io ve lo do. Cheers. Avevano contattato le autorità perché c'era stato un piccolo furto. Sia i suoi superiori, appunto, dall'azienda, di McDonald's, sia la responsabile del fast food. Con i capelli biondi e un fisico minuto. La descrizione combaciava con l'accusa di furto. A quel punto Louise è sconvolta. Dice di male, ci doveva essere un fraintendimento. Summers allora passa il telefono. Assurdo come mi si riempiono gli eventi di cose che sono degli altri. Cioè, va bene tutto adesso, però mi sta un attimo prendendo male, ok? Se potessi fare così, ok? E catapultarmi in un altro mondo, lo farei. Questa situa mi sta facendo venire l'orticaria. No, vabbè, in questa agenda ci sono i miei bigliettini da visita di quando andavo al Cosmo, però fa lasciarli. Guardate che carini! I miei vecchi bigliettini da visita, li avevo fatti fare apposta perché era il mio primo Cosmo Prof. E guardate che ridere, ci sono i follower scritti sotto. Così fiera. Gloria Fair. Devo fare la lavatrice e poi ritirare i panni che vedete lì perché appunto mi servirà lo stendino per le lenzuola, cosa di una vita di una casalinga. E quindi, siccome appunto ieri ho messo quelle stive perché vi sconvolgerà questa cosa, ieri ho tolto il piumone. Lo so, faccio pena, il piumone è durato tantissimo, ma io di notte ho freddo, non so come spiegarvi questa cosa, ma so che tanti di voi sicuramente avranno ancora il plaid o comunque un piumone per la sera, perché poi comunque lo utilizzo anche tra le gambe. Perché ho scoperto che se vi imbottite tipo tutti i laterali o le giunture si dorme molto meglio e infatti è proprio così, perché quando metto ad esempio anche i cuscini tra le ginocchia, questo è per tipo le persone over 30, sicuramente capiranno di cosa sto parlando, quando le giunture iniziano a far male, ok? Quel sistema del piumone, del cuscino tra le giunture, vi giuro, è una manna dal cielo. E quindi niente, ho tolto il piumone dal letto, già che c'ero appunto cambiato le lenzuole, devo mettere a lavare queste, che metterò in questo modo, e il bello di fare la lavastoviglie, sì, la lavastoviglie, il bello di fare la lavatrice d'estate è proprio che grazie al sole si asciugano in neanche un'ora. Pazzesco, potrei fare lavatrici e non finire. Questi qua sono i miei amici of the period, però non metto più all'interno qua della lavatrice. Capello. Ma direttamente nel cassettino perché, come sapete, questa casa mi ha dato non pochi disagi con i tubi e nonostante io sia sempre stata molto attenta nell'utilizzare anche le pastiglie, cioè non le utilizzo le pastiglie, quelle cose là, o comunque il detersivo in polvere perché fa male ai tubi, però hanno sempre dei problemi. E se vado a mettere il detersivo all'interno del cestello, sicuramente vado a peggiorare la situazione in qualche modo. Non chiedetemi come, ma ho notato che mettendola direttamente nel cassettino faccio prima, perché prima avevo un tappino che riempivo, mettevo all'interno del cestello e via. Ma non lavava neanche tanto bene i panni perché si distribuiva male tutto il detersivo. Ma nel cassettino questo problema non ce l'ho, quindi vado a mettere il mio detersivo.
E anche il mio ammorbidente, che questo qua, raga, è buonissimo, mi sta piacendo un sacco. È proprio buono, è dolce. Come vedete, tra l'altro, la situa dei miei capelli è molto wild, non li sto più facendo. Devo fare ancora la ricrescita perché ho iniziato a notare delle crescite un po' così che non ci piacciono. E infatti abbiamo qua la nostra tinta che vi ho fatto anche vedere nel video dove mi sono fatta la tinta con voi, cioè vi ho fatto vedere il cambio del colore. E questa è quella di Noa numero 4, nel caso ve le steste chiedendo, perché ho un sacco di capelli bianchi, soprattutto questo lo vedo, cioè lo percepisco. Questa è la situazione, amici. Cioè, non so se percepite. Ma che poi non si vede neanche tanto, ma vi giuro che dal vivo c'è proprio questa ricrescita che mi sta urtando. Ora passiamo a noi due, amico. Ti devo svuotare. Ma chi è che c'è qui? C'è una lunina che fa la nanna. C'è una lunina che fa la nanna. Ciao. Caldo, vero? Ciao mondo! Un po' sconvolto il gatto. Come dicevo, il bello dell'estate è che ti trovi i vestiti già super puliti l'ora dopo. Quindi, che ne so, ti vuoi mettere un qualcosa che oddio è sporco e per la sera deve essere pronto? No problema, mica. L'estate ti essiccherà anche la voglia di vivere e ti farà asciugare tutti i tuoi vestiti pronti per la sera, perfetti per la sera. Non devi uscire la sera, ce li hai perfetti per il giorno dopo e sono già asciutti, profumati, essiccati e rigidi come la canna di bambù, amica. Favola, che poi dovrei fare anche un po' di decluttering dell'armadio e l'ho già fatto l'anno scorso. L'anno scorso ho portato i panni che ho regalato un po' di vestiti, insomma, li ho dati, li ho donati e ne ho altri, sì, ne ho altri. Come vedete, ho 5 ante dell'armadio, ok? Sono ancora piene, straripano di cose. Questo perché io ho perso peso, no? E alcuni vestiti mi vanno ancora, anche se molto larghi, altri invece li tengo perché mi piacciono, perché comunque mi stavano bene. E quindi li ho tenuti, anche se in realtà non mi servono più, cioè non mi vanno più. Qualcuno di voi mi ha consigliato in passato Vinted. Ecco, io odio tutte quelle app, ma anche tipo Depop, come volete chiamarlo. Ce l'ho, sono iscritta. Anzi, avevo pensato di vendere lì alcune cose che tipo sia di tecnologia che di altro, insomma, anche lì magari vestiti, so che li vendono. Però non ho mai fatto niente di tutto ciò perché il fatto di dover andare a spedire una cosa, concordare, io non ho voglia. Non, cioè, hai bisogno di quella cosa? Vieni e prenditela, ci incontriamo, te la do, cioè te la vendo a mano. Non ho voglia di spedire, mettermi d'accordo, andare in posta, patteggiare il prezzo e spedire, dare il codice. No! Assolutamente no! E quindi niente, cioè, non vendo un cavolo, non vendo niente su Vinted, se vi interessa qualcosa. Che ne faccio? Boh, non so, ve lo spedisco nello cyberspazio, nel metaverso. Kai, posso vendere i vestiti nel metaverso? Che in realtà sono pure babba perché ho un sacco di cose che potrei vendere, che vorrei vendere, che sono qua a fare niente. Fagioli, patate, fatemi sapere. Non ci dormo solo io qua, cioè nel senso chi se ne frega se il letto è fatto o no. Un bravo militare la mattina fa sempre il letto perché ti aiuta a mettere a posto la tua vita e la tua giornata, ok? La prima cosa della giornata l'hai fatta e fare il letto è molto importante. Io lo trovo stupido. Bello, mi fa stare bene vedere il letto fatto, onestamente, è molto bello, però lo balle. Questo, ad esempio, è troppo nero, no? È uno dei miei cuscini preferiti. Perché è super in memory foam, anche questo arriva da Los Angeles, questo cuscino da downtown, molto carino, l'avevo preso a Chinatown, però è nero, cioè, come vedete qua è tutto bianco e è molto eccentrico, però non lo so, da quel tocco di je ne sais quoi di importanza alla stanza, quindi lo piazziamo là. Questa sedia mi sta alquanto urtando perché è molto bella.
molto comoda. Anche questa sedia qua mi avete chiesto dove l'ho presa. E, tra l'altro mi è arrivato un messaggio ultimo, l'ho letto stamattina, un messaggio inerente a questa sedia. Questa arriva da Casa Shops o Casa Shop, mi ricordo se c'è la S finale o meno, ed è una delle sedie che trovate sempre presenti all'interno del catalogo di Casa Shops, ed è una sedia già, vedete, in vimini, legno. Questa sedia qua costa sui 139 euro, è parecchio. Però io ce l'ho da anni, l'ha usata veramente un sacco di gente che ci si è seduta male, bene, è rimasto, io ci ho dormito un sacco di volte e vi giuro è bella stabile, quindi lì vale tutti i soldi. L'unica pecca è che il cuscino per lavarlo è un gran casino, infatti questo è il secondo cuscino che compro, perché potete comprare anche solo il cuscino. Non ricordo se l'ho pagato 40 euro il cuscino a parte, comunque conviene perché lavarlo, lo portate in lavanderia e spendete gli stessi soldi. O avete una lavatrice gigante, perché vi giuro è enorme. Luna è molto interessata a questo argomento. Adesso che abbiamo sistemato tutto e fatto tutto, io penso che mi laverò e vi eviterò questo pezzo di video. Lunina, tu stai facendo tanto successo. Ma perché sei molto aesthetic? Sì, sei molto aesthetic. Molto aesthetic sei. Gatto vicino a gatto. Sì, gatto sul gatto. Gatto che fa cadere i cuscini. Pausa yogurt, che ne ho bisogno urgentemente. Sicuramente vi starete chiedendo perché Gloria hai una mano fucsia e l'altra in colore. Che bello, perché stavo provando gli smalti di Astra, che se mette a fuoco magari riesco a farvi vedere colore. Ecco, stavo provando gli smalti di Astra, che vabbè, sono smalti, quindi qua si è già sbeccato. Nell'attesa che mi arrivino quelli semipermanenti. Saranno dispersi, perché è un po' che li sto aspettando. Infatti nell'altro vlog avete visto che mi sono fatta le unghie, ma le ho lasciate così proprio perché volevo aspettare i colori, che ancora non sono arrivati. Tu vuoi le popoline? Sì, le popoline vuoi, non te ne frega niente del cibo. Vero? Eccola qui l'altra perla di invadenza. Sono completamente invasata dai miei gatti. Non ho tempo per me. Ah, voi direte, Gloria, non ti sei ancora colorata? E ci avete ragione, perché stavo controllando i lavori su Fiverr. Non so se conoscete, tra l'altro, questo posso chiamarlo, questa piattaforma, non mi viene da chiamarla social. È una piattaforma dove potete sia vendere le vostre skills, insomma le vostre capacità, che assumere, diciamo, temporaneamente una persona che fa quello che vi serve in quel momento. Come ad esempio io personalmente ho messo le mie capacità di editor video e creatore di contenuti, appunto do la mia sapienza, do il mio sapere su questo sito, e quindi tipo i brand o i privati che hanno bisogno, tante volte anche appunto dei privati che magari stanno iniziando a lavorare sui social o vogliono creare contenuti per TikTok, Instagram, il proprio canale YouTube, offro questo servizio a pagamento, ovviamente con delle varie, ci sono tre tipologie di scelta, quindi solo montaggio video, taglio delle scene e assemblamento del tutto a un costo. Poi se il cliente vuole qualcos'altro come la color, cose un po' più, montaggio un po' più dinamico, anche qua dipende dal tipo di video, se si vuole per un formato social, Instagram o per YouTube, insomma do diverse opzioni di scelta. Ed è molto bello questo sito, me l'ha fatto conoscere la mia amica, perché è comodissimo se si vuole vendere il proprio quello che sapete fare. Ecco, vi lascio comunque il link nell'info box e ovviamente potete commissionarmi cose a pagamento, giustamente, perché è un lavoro extra, però bisogna anche qua vedere, insomma, quante persone si propongono dopo questo video, se avrò il tempo. Voi comunque potete iscrivervi. Quindi ho perso un po' di tempo adesso a mettere i vari prezzi e le varie cose e alla fine non mi sono ancora preparata, adesso vado assolutamente a docciarmi. Ah già, qua ho ridato vita alla pianta, che l'ho bagnata, l'ho messa qui, vi giuro è stata ridicola, perché poverina aveva ragione, era un po' smontata, era un po' giù di tono e mi ha fatto ridere perché era proprio super drammatica lei,
Cioè, piegata ai livelli estremi, la gravità le pesava talmente tanto che mi ha detto: ti prego, dammi da bere. E infatti le ho messo direttamente l'acqua qua, facendo così con la mano per cercare di bagnare tutto. Dovrei aggiungere un po' di terra perché non è proprio proprio messa bene. Come vedete, si è ritirata parecchio la terra e si sta sviluppando in lunghezza perché, scusate, la sabbietta dei gatti, cioè, vedete? È diventata enorme, questa era tutta piena qua e c'erano tipo due o tre foglie che scendevano, queste vanno tolte che sennò gli rubano vita. Vabbè, devo anche stendere i panni che la lavatrice ha finito. Prodotti Prefe che come vedete li sto sfruttando al massimo di Grow Gorgeous, ve ne parlerò anche su Instagram e quando tornerò attiva, perché vi giuro, ultimamente sto pubblicando pochissimo su Instagram, però avrò un codice sconto più avanti, ve ne parlerò anche qua di Grow Gorgeous perché mi sto trovando strabene con questi prodotti, mi stanno facendo durare i capelli e in estate dura tantissimo perché di solito la mia base diventa subito grassa, sì, ingrassa tantissimo d'estate e vi dico che con questi prodotti, amiche, vi dureranno un sacco, cioè tipo 5 giorni tutti senza avere la cute oleosa. E la cosa che mi ha svoltato la vita è stata lei, anche qua ve l'ho già fatta vedere su Instagram, è la Scalp Care. Questa qua è tipo, questo è uno scrub per la cute che va appunto a levigare, va a esfogliare la vostra cute e togliere tutta la pelle morta, la pelle secca. C'è anche un effetto all'interno molto mentoso che vi va a dare proprio ossigenazione alla cute, vi dà un effetto così meraviglievole che quando la stenderete vi sentirete la cute respirare. E questa mi ha aiutato tantissimo ad esfogliare tutta la cute, tutto lo schifo, la pelle morta che avevo, che tante volte ostruisce la crescita dei capelli nuovi. Mentre in doccia avevo provato questa mimosa di Lush, non mi ha fatto impazzire il profumo di agrumi, non lo so perché. Oggi voglio provare la Sweetheart, che è una gelatina da doccia, come vedete, e dovrebbe sapere di strawberry. Perché ho detto Sweetheart? È Strawberry Heart, vabbè. Altro prodotto fave che mi sta aiutando tantissimo per i capelli è l'olio di Ghisù, questo qua agli estratti di miele, buonissimo. Questo me l'hanno dato al preside di Sephora e a proposito di preside di Sephora, là in fondo c'è un casino, ma lì soprattutto abbiamo, come vedete, delle strisce bianche e nere perché c'è un unboxing di Sephora che devo farvi. Ciao guys, io ho appena finito di docciarmi, mi devo truccare. Questo è l'outfit che ho scelto per oggi pomeriggio, che non devo andare da nessuna parte, però almeno sono un po' più presentabile, anche perché ho caldissimo e non ho intenzione di mettermi qualcosa di meno succinto, dato che si schiuma, ma ci saranno tipo 40.000 gradi all'ombra. Io poi per far passare più aria all'interno della casa ho chiuso tutte le finestre, che so che sembra una cosa brutta da fare. Però se fate ombra, almeno in casa mia, appena faccio un attimo di ombra con le tende, chiudo tutto, si rinfresca la casa uscendo, infatti, e rientrando si nota la differenza di temperatura. Questo brufolo qua, che non so perché è uscito oggi, ma il resto della... E qua forse sta iniziando, infatti mi fa male. Il resto della pelle è pulitissimo, a parte le cicatrici dell'acne. Anche perché il mio sistema sta funzionando, cioè quello della pulizia della pelle con Sunny e Poppy, che anche qua, se non sapete che cosa sono, c'è il video su YouTube, basta che scrivete Gloria Skincare cose, vi escono, e c'è il link affiliato dove risparmiate sempre, che è sempre valido. Vi lascio anche in questo video, nell'info box, i due link dei prodotti che mi hanno svoltato la pelle. Non so come verrà questo video, non so se vi potrà piacere un vlog del genere, nonostante io passi la mia intera vita a casa, anche se in realtà non vi filmo le parti in cui faccio cose fuori casa, perché sono ancora un po'... non so, mi vergogno un po' a portarvi in giro, non sono più abituata, non sono più quella Gloria che fa i video e i vlog davanti alle persone, non riesco neanche con tipo le persone che mi conoscono e che conosco, le mie amiche, i miei amici, non riesco più, mi sento troppo, troppo a disagio, perché vivo in un posto pieno di gente che giudica e io non voglio dare spiegazioni, non voglio sguardi strani, non voglio situazioni cringe e quindi evito proprio di registrare fuori. Sono troppo contenta, devo pensare a che outfit mettere al voodoo, che
che ovviamente non è in questi giorni, ma è a fine mese, però devo pensare agli outfit da mettere, ai make-up da fare, perché voglio esagerare, voglio essere glitterasa, glitterasa, glitterasa. Poi in realtà faccio tutte queste premesse e vado là vestita e truccata, semplice, anonima, as always. Con lei, che è la mia prefe extreme, la The Real Extreme Precision Liner di Benefit, molto molto bella. Peccato che la punta si sia un po' rovinata. Vedete che ci sono dei peletti che hanno sparato male, perché l'ho chiusa evidentemente male. Però è perfetta perché veramente in 3 secondi vi fate la vostra codina di eyeliner. Perfetta, è corta, è semplice da utilizzare, super nera. Perfetto, non vado a mettere cipri né niente. Questo, ragazzi, è il mio look del giorno, of the day, molto semplice, quello estivo che cerco sempre di fare quando non ho voglia di vestirmi, di truccarmi in granché. E niente, vado a stendere i panni, fantastico. Prendiamo lo stendino, non guardiamo il casino e andiamo a stendere, amici. Stenderò fuori perché, come vi ho detto, con questo sole in un'ora neanche si essiccano i panni ed è perfetto. Perfetto. Qua è un lavoro di braccia. Casca tutto pure. Steso malissimo. Ma chi se ne importa, tanto è letto il mio, non devo rendere conto a nessuno. Sai perché? Perché vivo da sola. Cioè, sono stropicciate? Chi è che si lamenta? Eh? Io. E io non mi lamento. Io prendo e porto a casa. Alexa, timer 10 minuti. Parmigiana! No, vabbè. Oh mio Dio! Fatta completamente a sentimento. Creata completamente a sentimento dal mio sangue terrone che ho nelle vene. Spero che questo vlog giornaliero vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.